Sicuramente ho visto un paese molto polarizzato, la tensione è palpabile ovunque, la gente litiga anche nelle famiglie, ho capito, e quindi sarà molto molto teso questo fine primo turno e ancora di più se si andrà al secondo turno, secondo me. L'inviata del Corriere della Sera Sara Gandolfi è a San Paolo, in Brasile, dove domenica ci sarà il primo turno per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ufficialmente i candidati in lizza sono sei, ma a disputarsi effettivamente la vittoria sono l'attuale capo dello Stato, il sovranista Jair Bolsonaro, e Luiz Inácio Lula da Silva, da tutti conosciuto come Lula, che è stato presidente dal 2003 al 2011 con una coalizione di centrosinistra. In questo episodio, Sara Gandolfi ci racconterà l'atmosfera che precede il voto. La giornalista brasiliana Paula Acosta, invece, ci spiegherà in che modo il suo paese arriva a questo appuntamento elettorale. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 30 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. A defesa de Brasil livre e forte está em nossas mãos. Vem, junte-se a nós, vem para as ruas, para juntos construirmos o Brasil que sonhamos. Bolsonaro, presidente. Pelo bem do Brasil. Lula conhece nossos problemas porque viveu o mesmo. Ele liderou o país no momento de maior prosperidade da história e saiu com aprovação recorde de 87%. Já foi homem do ano, capa de revista. Ele é o cara, respeitado no mundo inteiro. É, o cara tá voltando para melhorar a vida do povo. Lula, presidente. O Brasil da esperança. Questi sono due spot elettorali di Bolsonaro e Lula. Sara Gandolfi, tu li hai seguiti in alcuni eventi dal vivo. Ce li racconti? Sono stata subito appena arrivata a quello che Lula ha definito l'atto finale della sua campagna, anche se non è propriamente così, ma diciamo che è stato il suo ultimo comizio importante, probabilmente, quello che ha tenuto lunedì sera in un teatro qui a San Paolo. Innanzitutto sembra che davvero la battaglia finale sia proprio qua, in questa megalopoli di 12 e passa milioni di abitanti, dove i due candidati continuano a tornare a incontrare persone e a fare cose perché ovviamente numericamente è molto importante ed è anche una delle zone dove si contendono di più i voti. Lula appunto ha fatto questa campagna in un teatro, era un mare di rosso, c'erano tutte le signore vestite in rosso, gli uomini con i berrettini rossi, era quasi elegante in realtà, non c'erano bandiere. E lui ha convocato lì artisti, intellettuali, insomma, tutti anche personaggi storici della sinistra, come erano i cantanti Caetano Veloso, Gilberto Gil, che era stato anche un suo ministro. Per me, io acredito che per il Brasile, se io chorar, vocês me perdoem, perché io sto chorando. Na novela Pantanal, io chorei quando a Juma teve figlio. È stata un po' una rimpatriata. Lui sta facendo questa campagna sull'amore, la speranza, il ritorno a un Brasile più tranquillo, più sereno, contro quella che lui chiama una guerra interna scatenata da Bolsonaro, che peraltro lui non cita mai per nome, ma definisce un presidente incapace e incompetente. È stato un successo la serata, molto chiusa però, ancora non ho visto quel sostegno di strada che mi aspettavo. Bolsonaro invece? Bolsonaro invece l'ho seguito mercoledì, lui sta girando un po' per tutto il paese in realtà e in ogni posto fa il suo staff le chiama le motociate, che sono queste cavalcate in moto. In genere Bolsonaro arriva all'ultimo momento, quindi fa gli ultimi 5-10 km e in cui riunisce il suo popolo. Mercoledì diluviava, lui aveva dato appuntamento ai suoi sostenitori a Santos, che è praticamente la cittadina di mare nello stato di San Paolo. Pioveva, diluviava, faceva anche molto freddo, eppure questi motociclisti erano lì, sono stati lì più di 2 ore e mezza ad aspettarlo. Lui è andato a visitare una scuola, poi è arrivato, ha fatto questi 10 km senza casco, sotto una pioggia piuttosto pesante, e poi ha fatto il suo comizio. Che cosa hai visto rispetto alla serata in teatro con Lula? È un popolo molto diverso, molto più agitato, molto più arrabbiato, direi. Quando Bolsonaro dal palco ha citato Lula, c'è stato veramente un grido di guerra quasi.
fra i suoi sostenitori. Se sabe che è Jair Bolsonaro, e sabe molto bene che è Lula da Silva. Lui batte sui suoi soliti pilastri che sono Deus, patria, famiglia, libertà, cioè religione, dietro l'appoggio degli evangelici che sono sempre più forti qua in Brasile, la patria, il nazionalismo, di fatto lui ha rubato tra virgolette la bandiera, perché ormai in tutte le sue manifestazioni sono tutti avvolti in queste bandiere brasiliane, come se la bandiera brasiliana appartenesse solo a quel campo politico, famiglia, la famiglia tradizionale, assolutamente contrario al genitore 1, genitore 2, c'è anche un sottofondo di forte omofobia e libertà, libertà assolute per lui vuol dire anche porto armi. Infatti quando io poi ho fatto varie interviste dopo, dei suoi sostenitori, uno dei temi forti che ritornava, noi dobbiamo essere liberi di avere un'arma in casa per difenderci. Bolsonaro è il presidente uscente. A Paula Acosta, giornalista brasiliana che vive a Milano e che da poco ha ottenuto anche la cittadinanza italiana, ho chiesto un giudizio su questi 4 anni di governo. Beh, il fatto che ci siano in atto diversi movimenti guidati da imprenditori, artisti, sindicalisti, società civile, in cui si parla di difesa della democrazia, può essere uno degli indicatori di cosa sono stati gli ultimi 4 anni della presidenza della Repubblica in Brasile. Alla fine è un governo che si è sempre mostrato nostalgico del periodo della dittatura, che insinua dubbi sul processo elettorale, in crisi costante con dei membri del Supremo Tribunale Federal, che sarebbe come la Corte Costituzionale in Italia, restio a temi come diritti umani, ecologia. Un governo che dall'inizio della pandemia si è subito posizionato sul filo negazionista. Ad oggi Brasile ha raggiunto circa 680.000 morti e ci sono delle indagini che dicono che tante di queste potrebbero essere state evitate se la postura adottata del governo già dall'inizio fosse stata diversa, se fosse stato velocizzato l'acquisto dei vaccini. Ovviamente un'accusa respinta dal governo. Qual è il bilancio sotto l'aspetto economico? Stando alla seconda inchiesta nazionale sulla sicurezza alimentare, circa 33,1 milioni di brasiliani vivono in situazione di fame, ossia 15,5% della popolazione brasiliana, 14 milioni in più rispetto al 2020. I ricercatori dicono anche che il paese è regredito a livello equivalente a quello degli anni 90. Questo è un altro dato contestato qui dal ministro dell'Economia, Paulo Guedes, che afferma che le politiche attuali di trasferenza di reddito corrispondono a 1,5% del PIB. Mentre prima, secondo lui, questo percentuale sarebbe del 0,4%. E arriva perfino a dire che la percentuale di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà è in calo in Brasile, mentre cresce nel resto del mondo. Quindi il Brasile che va a votare domenica è ancora un paese marcatamente molto disuguale e molto complesso. Ed è un paese che si ritrova a dover scegliere tra un presidente in carica ma con un bilancio di certo non positivo e un ex presidente di 77 anni malato e prosciolto da una condanna per corruzione grazie a un vizio di procedura. Come vive il Brasile un'alternativa di questo tipo? Vale ricordare, che forse non tutti sanno, che in Brasile vige l'obbligo del voto. Anche se l'astensionismo comunque si verifica. Il Brasile di oggi, come praticamente tutto il mondo, vive un momento di grande polarizzazione. Quindi questo sarà un voto di tanta passione sia da un lato che dall'altro. Sara Gandolfi, in questa situazione di tensione di cui anche tu hai parlato all'inizio, che cosa dicono i sondaggi sul consenso di cui godono Bolsonaro e Lula alla vigilia del voto? Qua ogni giorno c'è un sondaggio praticamente, anzi più di un sondaggio. Prendiamo quelli più seri, diciamo, quelli che vengono considerati più attendibili sono quelli pubblicati a CNN, da Folha de São Paulo, IPEC. Tutti danno Lula in vantaggio di una decina o anche più di punti. L'ultimo, per esempio, di CNN dava Lula a 48% di voti validi, vuol dire voti contati, tolte le schede bianche e nulla, Bolsonaro il 38%.
IPEC addirittura invece, che era precedente, considerava che tolti i voti nulli e bianchi, Lula potrebbe anche avere il 50, qualcosa, e quel qualcosa significa che lui potrebbe passare al primo turno, vincere al primo turno. I sondaggi danno comunque Lula nettamente in vantaggio in caso di ballottaggio il 30 ottobre. Che cosa cambierebbe quindi se non passasse al primo turno? Cambia molto in realtà, perché se già adesso è un'elezione molto polarizzata, ci sono stati anche dei morti in campagna elettorale, non era mai successo prima in Brasile, se si andrà al secondo turno questo periodo tra il 2 ottobre e il 30 ottobre rischia di essere veramente molto 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 teso, anche perché lo staff di Bolsonaro continua a contestare il sistema di voto in Brasile, che è un voto elettronico di fatto. Che cosa significherebbe per il Brasile una vittoria di Lula? Beh, indubbiamente intanto se vince al primo turno sarà più forte. Se andrà al secondo turno dovrà già fare dei compromessi per ottenere quei voti che gli mancano, nel senso che i pochi altri candidati, sono 3 o 4 candidati che veramente hanno percentuali bassissime, non li considererei neanche, però diventano importanti per arrivare appunto a quella soglia del 50+1. Io peguei o Brasil in 2003 quasi uguale ele tá agora, inflação de 12%, desemprego de 12%, dívida externa muito cara pra gente pagar, o Brasil não tinha dinheiro pra comprar, sabe, pra pagar suas importações. E o que nós fizemos? Se Lula vince, comunque si tornerà al passato, sarà diverso dal passato? È una domanda che sto chiedendo a tutte le persone che intervisto e devo dire che le risposte sono molto varie. C'è chi pensa che Lula sarà molto più moderato perché vuole diventare il padre della patria, quello che è riuscito a riunificare il paese dopo un periodo piuttosto lungo di grande polarizzazione politica, di grande divisione, di grande tensione appunto. C'è invece chi dice che lui tornerà con una gran voglia di revanche, sapete che lui ha passato un lungo periodo in carcere e quindi vorrà prendersi una rivincita. Addirittura ieri un imprenditore mi ha detto agli occhi iniettati di sangue, non lo so, io sinceramente penso che Lula è un uomo di 77 anni e sicuramente l'idea di entrare nella storia come l'uomo che è riuscito a riunificare il paese è molto allettante. Non so se ci riuscirà. Perché? Perché dobbiamo ricordarci che qua c'è un'economia potente, agropecuaria e via dicendo, che sicuramente non ama Lula e osteggerà Lula in tutti i modi. Così come quel nucleo duro, quello zoccolo duro del bolsonarismo, cioè i sostenitori più arrabbiati di Bolsonaro, che diciamo che ruota tra il 20 e il 25% della popolazione, che difficilmente accetterà il risultato di Lula vincitore. Infatti questo è uno dei grossi timori, non di un golpe probabilmente, perché Bolsonaro non ha l'appoggio istituzionale anche dei paesi stranieri, per esempio degli Stati Uniti, dell'Europa, per fare una cosa del genere, ma potrebbe tentare delle azioni di disturbo, un po' come quello che era successo in Campidoglio negli Stati Uniti a Washington. Grazie Sara Gandolfi e Paola Acosta. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani con la Mazza Caffè di Massimo Gramellini. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo.